Wahey Kuch, ben ritrovati dal vostro Andrea Incromaltuno su Inazuma Eleven 2, Tempesta di Fuoco. Dopo eoni sono riuscito a continuare questa serie. L'episodio che avete visto qualche settimana fa in realtà l'avevo registrato il 25 dicembre, a Natale praticamente. E oggi finalmente torno a registrare un episodio perché mi sono accorto che comunque sia Ares, Inazuma Eleven Ares, è addirittura d'arrivo, esce quest'anno. Devo ancora finire il 2, devo giocare il terzo capitolo, devo giocare in Inazuma Eleven Go e non ho mai giocato a Chrono Stones, quindi quando giocherò a Chrono Stones sul canale sarà una cosa completamente nuova. Nel caso Inazuma Eleven Ares esca prima che io riesca a finire questa serie, lo giocherò, anche perché comunque sia è una serie che diciamo riprende da metà primo Inazuma Eleven e continua in una storia parallela, totalmente nuova. E quindi non ha alcuna importanza se hai giocato il 2, il 3 e anche Go e Chrono Stones. Quindi, senza indugiare, io direi che si può iniziare quello che ad oggi è il mio capitolo preferito di Inazuma Eleven. E magari può dare fastidio il microfono così, ma l'ho utilizzato anche qualche tempo fa quando ho registrato gli ultimi episodi di Yokai Watch 3 e mi sono accorto che comunque sia quando devo usare il pennino si sta molto più comodi, quindi lo terrò così anche per tutti gli altri episodi di qualsiasi altro gioco. Abbiamo Raid Arc che finalmente la mia nuova fortezza è pronta. Presto tutti ammireranno la forza dell'Absolute Royal Academy. Shin Teikoku Gakuin. I preparativi sono durati meno del previsto, ci aspettiamo molto da lei. Spero che non ci deluderà. Sì, con chi crede di parlare? Non ha ancora imparato le buone maniere. Le consiglio di non tradire le persone a cui deve riconoscenza, altrimenti sono un uomo di parola. Ho un solo desiderio. La Raimon. Hanno rovinato i miei piani, le mie ambizioni. Mi hanno umiliato. Saranno le prime vittime dell'Absolute Royal Academy. Ah, intende sconfiggere la Raimon? Signor Wiles. Se ci riuscirà, il mio signore ne sarà molto contento. Ma è proprio sicuro di farcela? A quanto pare vantano lunga scia di vittorie contro le sue squadre. Le sue squadre? Ah sì, vabbè. La Royal Academy era Zeus. Ho un asso nella manica. Stonewall! Sì. Proprio scialla, zio. Come dicono i giovani d'oggi. Mi ha chiamato? Lasciatemi andare! Dark, cosa diamine ha intenzione di fare? Certo però che comunque sia, nonostante sia un personaggio che ti ha rovinato la vita, più o meno, gli dai ancora del lei. Falli tacere. Ha i suoi ordini. Ai! Smettetela di pignicolare! Non vi servirà a niente! Eravate schiavi di Dark anche prima, non è vero? Quindi che problema c'è? Smettila, ne siamo mai stati suoi schiavi. Ha ragione, abbiamo sempre giocato perché lo volevamo. Proprio come faceva Jude con la sua forza e la sua volontà. Jude, eh? Non è quello che vi ha scaricato? Ma cosa vuoi far nitricando? Poveretti, dopo che siete stati travolti dalla Zeus, Jude si è alzato e se n'è andato. Davvero strappalacrime, vi ha traditi. E ora guardate che fine avete fatto. Che cosa? Sfoga la tua rabbia, sentirai il sangue ribollirti dalle vene. Così diventerai più forte, proprio come me. Che poi la storia di Stonewall è particolare, però. Come te. Non senti il mio cuore che batte, le mie vene che pulsano? A ogni battito diventa sempre più forte, più forte, più forte! Nelle tue vene scorre lo stesso sangue. Tu vuoi diventare più forte di tutti, anche di Jude Sharp. Più forte di Jude. Faresti di tutto per diventare più forte. Venderesti anche l'anima, non è vero? Vero? Molto bene. Mi aspetto buone notizie da lei. La trappola si chiude. Ti aspetto, Sharp. Ci sarà da divertirsi. Questo capitolo è bellissimo. Capitolo 5. Il ritorno di Dark. Oh, il ritorno di Dark. E per questo Inazuma Eleven mi sembra finisce qui con Dark. Chi è stato? Chi è stato? A fare che?
Jack, che cos'è sulla pancia? Qualcuno ti ha disegnato una faccia sul pancione? Deve essere stato Scott. Mi sono assorbito solo per un attimo. Ti sta bene? Smetta di saltare, la pancia ti ondeggia come un budino. Ma che vi ridete? Ma Kevin, perché hai un foglio sulla schiena? Eh? Scemo! Tu, piccola peste! Dove correte dentro a Pulma? Dove volete andare? Scott, se non la smetti immediatamente ti rimandiamo alla Cloister! Beh, non posso credere che questo autobus stia diventando una specie di circo. È vero, ma scalda l'atmosfera, non trovi? Tra l'altro, chissà perché l'Epsilon si è andata senza finire la partita. Non lo so, ma è chiaro che hanno un nascondiglio a cui tornare. Forse dovrei chiedere a mio padre di fare delle ricerche. Buona idea, grazie Nelly. Da quando abbiamo battuto la Gemini, l'Alius sta distruggendo sempre più scuole. Eccola lì, Nash Schiller. Silenzio tutti quanti, i nostri prossimi avversari saranno stati scelti. I nostri prossimi avversari? L'Epsilon ha annunciato un altro attacco? Il direttore ha ricevuto un messaggio stamattina. Jude, che c'è? Niente, guardiamo il video. Quanto tempo, Raymond Eleven? Vi sono mancato? Ray Dark! Ma non dovrebbe essere in prigione! Dark! L'Alius Academy mi ha dato il potere per ottenere la mia vendetta! Vi sto aspettando a Ehime! E ho una nuova squadra per sconfiggervi! L'Absolute Royal Academy! Ti sto aspettando, Jude. Sono sicuro che stai guardando questo video. Ho inviato degli ospiti speciali apposta per te. Invitato. Lapsus. Absolute Royal Academy? Ha parlato dell'Alius. Credete che abbia qualche connessione con loro adesso? Senza dubbio. Hanno trovato un pallone nero lì dove Dark è evaso. Non si vuole proprio arrendere, eh? Jude, va tutto bene? Non è da te essere così silenzioso. Un momento. Questo Dark non era il vicepresidente della Federazione Calcistica Studentesca? Sì, era anche l'allenatore della Royal Academy, la mia vecchia squadra. Cos'è successo tra te e Dark? Ray Dark farebbe qualsiasi cosa per vincere, anche se significasse fare del male a qualcuno. È anche responsabile della creazione del Nettar degli Dei. È una sostanza che altera il corpo umano, dando a chi la usa poteri soprannaturali. La Zeus ha usato il Nettar degli Dei quando li abbiamo affrontati nella finale del Football Frontier. È la ragione per cui alla fine lo hanno arrestato. Altera le prestazioni umane. È droga? Semplicemente. Absolute Royal Academy. Non posso permetterglielo. Sono con te. Non gli permetteremo di rovinare il calcio ancora una volta. Andiamo a Ime e diamo una bella lezione alla nuova squadra di Dark. Dimostriamogli che non può che fallire anche questa volta. Sì. Pronti? Ancora una volta contro Ray Dark. Difficile liberarsi, senza dubbio. Signor Veteran, lei conosce Ray Dark da molto tempo, vero? Sì, lo conosco da quando non era che un ragazzo nel club di calcio della Raymond. Era sempre molto tranquillo, ma a volte il suo sguardo era così freddo, come se odiasse tutto e tutti. Anche dopo 40 anni, il suo odio per il calcio è più forte che mai. Oh, sembra che questo vecchio sciocco abbia parlato un po' troppo. Ditemi quando siete pronti, così partiamo per Ehime. Veramente Dark ama il calcio, è per questo che vuole distruggerlo. La Royal Academy era davvero così forte? Sì, la prima volta che l'abbiamo affrontati non avevamo speranze. Poi ci siamo allenati duramente ogni giorno e alla fine l'abbiamo battuti. Quindi che sia l'Absolute o meno, batteremo ancora la Royal Academy. Dopotutto siamo una coppia imbattibile in attacco, giusto? Suppongo di sì. Shintei Kokugakuen, nome giapponese della Royal Academy che, in teoria, tradotto sarebbe Royal Academy. In teoria, eh. È ora di andare a Ehime. Ehime-cho. Oddio, è una prefettura Ehime? Oh, facciamo le cose abbastanza veloci e andiamo subito ad affrontare la Royal, la Absolute Royal Academy. Quindi questa sarebbe Ime?
Strano, mi aspettavo più movimento. È una città portuale, che ti aspetti? Oddio, la mia è anche una città portuale. D'estate c'è molto movimento, però d'inverno è quasi morta. Ehi, 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 che si dicono? Che si dicono? Sono loro. Via, peste. Credete che abbiano paura di noi o cosa? A prescindere dalla ragione, non sembra che siamo benvenuti qui. Chissà perché. C'è anche a dire che non sappiamo ancora nulla dell'Absolute Royal Academy. E io mi è famosa per le sue ciambelle. Vabbè dai, andiamo a cercare informazioni su quella che è l'Absolute Royal Academy. Io direi di partire da come si chiama qua? Dal club delle tecniche, almeno. Dal negozio che vende tecniche, almeno per vedere se c'è qualcosa di bello. Perché in teoria le tecniche più belle si sbloccano a fine gioco. Tiro dinamite, doppio impatto. Tornado inverso. Lo compro assolutamente. Testata ardente e barriera magnetica. No, Mark non imparò nulla per il momento. Anche perché poi sarà Darren il portiere ufficiale della Raimon. Però il tornado inverso voglio insegnarlo a qualcuno. L'ho imparata a Janus. E a Mark dovrei imparare in teoria la respinta in Azuma. Se non sbaglio, la respinta in Azuma sarebbe Megaton Head. Non mi ricordo come si chiama in italiano. Dovrebbe essere, sì, quella che poi è Megaton Head in giapponese. Dovrebbe. Ok, non ricordo di preciso con chi debba parlare, però mo facciamo una cosa abbastanza veloce. E parlare con questo. No, non devo parlare con lui. Sembrava. Perché dovevo parlare con... Mi sembra che io dovevo parlare con lui. Eccolo. Scusa, posso farti una domanda? Ma perché è scappato? Magari si è spaventato vedendo la tua brutta faccia. Cosa, che peste? Sembra che per qualche ragione abbiano paura di noi. Ma se siamo appena arrivati, cerchiamo di raggiungere quel ragazzo e chiediamogli cosa sta succedendo. Ah, sta qua. Allora, perché scappi? Io non sono bravo a giocare a calcio. Addirittura non ho neanche mai giocato. Non rapitemi, vi prego. Calcio, rapimenti? Che vuoi dire? Di recente molti dei migliori amici calciatori locali sono stati rapiti. Pare che i rapitori portino con sé dei palloni e indossino divise da calcio. Così ho pensato che foste voi. Che cosa? Chi farebbe mai una cosa del genere? Conosco una persona, Ray Dark. Non preoccuparti, stiamo cercando di fermare l'uomo dietro tutto questo. Ti puoi fidare di noi? Non c'è altro che puoi dirci su di loro? Qualsiasi cosa, tutto potrebbe essere importante, pensaci. Non c'è bisogno di essere così autoritaria, mi spaventi. Jude, io... Non mi dispiace. Potrebbe esserci una cosa. C'è un ragazzo di nome Oswald molto bravo a giocare a calcio. Lavorava nel negozio di articoli sportivi laggiù. Era stato rapito dai cattivi, ma in qualche modo è riuscito a fuggire. Era così spaventato che da allora non ha più parlato con nessuno. Poveretto. Cosa pensi che gli sia successo? Mark, magari quel ragazzo sa qualcosa dell'Absolute Royal Academy. Buona osservazione. D'accordo, andiamo al negozio e sentiamo cosa ha da dirci. Al negozio? Chi sarà mai? Questo numero. Pronto? Ciao Jude, non ci sentiamo da una vita. Questa voce... Bloom? Bloom? Non erano dei compagni di Jude alla Royal Academy? Allora Jude, hai visto David Stanford o Joe King di recente? Joe e David? No, non li ho visti. Perché? È successo qualcosa? No, niente, non preoccuparti. Scusa il disturbo. Jude, che voleva Bloom? Non saprei. Ho invitato degli ospiti speciali apposta per te. E mo' ho capito. Beh, era così ovvio che capisse, no?
trova Oswald nel negozio di sport. Del negozio di sport. Non nel... Cosa? Siede qui per parlare con Oswald. Oswald è mio figlio, ma non è in condizione di parlare con nessuno al momento. Se avessi saputo cosa sarebbe successo, non l'avrei mai lasciato giocare a calcio. Signore... Di chi sono questi scarpini? Ah, sono tutti sporchi e puzzolenti. Sono di Oswald. Prima di essere rapito li usava per giocare a calcio ogni giorno. Capisco. Oswald amava molto il calcio, non è vero? Già solo guardandoli, si capisce che voleva diventare veramente un grande calciatore. Voi? Come ho potuto infrangere questo sogno? Non lascerò che Dark la passi liscia. Voi mi sembrate dei ragazzi a posto. Non so perché, ma ho la sensazione che potreste far tornare Oswald in sé. Da quando è successo quell'incidente, Oswald reagisce appena anche quando gli parlo. Non fa che andare a cima e guardare l'acqua per tutto il giorno. Non ha mai parlato di cosa gli hanno fatto quando l'hanno rapito. Prendete i suoi scarpini, potrebbe aprirsi a voi se glieli mostrate. Infatti è quel ragazzo che stava lì, arriva a fiume, che ho detto è per forza lui. Eccolo qua. Ciao Oswald. Parlami! Ciao, sei Oswald? Ecco, c'è una cosa che vorrei chiederti, va bene? Siamo del club di calcio della Raymond Junior High. Che calcio? Siete qui per portarmi via di nuovo, non è vero? Andatevene! Aspetta un attimo! Non abbiamo niente a che vedere con quei criminali. Guarda, tuo padre ci ha lasciato prendere questi. Mio padre, avete detto? Sì, tuo padre è preoccupato per te. Non temere, non permetteremo a quei rapitori di continuare nelle loro malefatte. Davvero? Chi siete voi? Siamo degli eroi! Bersaglio individuato, contatto visivo. Fuggiasca, vi state nel settore D24. Dire il rivafiume ti fa schifo? Chiudi becco, vogliamo solo che tu restituisca ciò che hai rubato. Ciò che ha rubato? Che vogliono dire? Fermi, lasciatelo stare! Cosa stai facendo? Chi ti credi di essere? Non mi metterei in mezzo se fossi in te. Devono essere stati loro i ragazzi della città, dobbiamo fermarli. Sì, non volete proprio farvi da parte? E va bene, allora ci occupiamo prima di voi. E questa è una buona occasione per vedere se, respinta in Azuma, è appunto Megaton Head. Dovrebbe essere quella. Mark, sei un pezzo di cacca. Sì, sapevo che per far tirare Mark al 100% dovevo metterlo come attaccante e non spostarlo dalla porta all'area di centrocampo, però ci ho voluto provare lo stesso. Abbiamo perso. Ma chi cavolo siete? Siamo la Raymond Eleven. Raymond? Capisco, quindi voi siete i famosi. Squadra, ripiegare. Dobbiamo informare il capo più presto. Grazie. Siete veramente la Raymond Eleven che avete Football Frontier? Precisamente, siamo proprio quella Raymond Eleven. Non ero neanche nella squadra quando abbiamo vinto il torneo. Non te ne fai sfuggire una, eh. Lo sapevo, giocate a calcio in un modo veramente fantastico. Quando sarò grande voglio essere come voi. Grazie, che gentile. Volete sapere di più sui tizi dell'Absolute Royal Academy che mi hanno rapito, vero? Sì, cosa ci puoi dire di loro? È arrivato un mostro marino. Un mostro marino? Stavo giocando vicino al molo a nord-est della città quando un'enorme cosa nera è uscita dall'acqua. Sono svenuto e quando mi sono ripreso l'ho circondato la gente mai vista. Svieni perché un sottomarino emerge. Doveva essere l'Absolute Royal Academy. Ti ricordi dov'eri? No, era tutto molto scuro. Poi una strana persona mi ha detto di mettermi qualcosa intorno al collo. Io so bene cos'è. Come una specie di collana, un ciondolo? Perché ti avrebbero dato un oggetto simile? Non so, ma hanno detto che mi avrebbe dato un qualche tipo di potere. Ero troppo spaventato per indossarlo, quindi l'ho nascosto. Quando ti hanno detto di restituire ciò che avevi rubato, forse parlavano di quello. Ti spiace se gli do un'occhiata? Questo è. Allenatrice, sa di cosa si tratta? Non posso credere che facciano questo a un bambino innocente. Oswald, ti spiace se lo prendo, vorrei fare delle indagini. Certo che no, se lo tengo torneranno di sicuro a cercarmi. Ciondolo misterioso.
Quindi sei riuscito a sfuggire al mostro marino e tornare a casa solo con le tue forze? Oh, un tizio dall'aria minacciosa mi ha aiutato. Era un po' burbero, ma buono. Ha detto che avrebbe continuato con le sue indagini. Burbero? Chi potrebbe essere? Continua con le sue indagini. Mark, dovremmo andare a investigare al molo. Dobbiamo scoprire se la cosa nera che ha visto Oswald è in qualche modo connessa con l'Absolute Royal Academy. Hai ragione. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Possiamo accedere al molo. Direi di andare al molo e poi fermarci, perché nel prossimo episodio si affronterà l'Absolute Royal Academy. Jude, cosa facciamo? Io dico che dobbiamo entrare. Eh sì, cioè, capito? Hanno comprato un'intera area del molo solo per la Royal Academy. Bravi. Questo deve essere il molo dove Oswald ha visto il mostro marino. C'è troppa calma e tutti quei corvi. Questo posto emette brividi. Non vedo niente di strano, ma... proviamo a guardare laggiù. Ai! Shh, stai zitto! Ehi! Oh, signor... Hillman, non mi veniva il nome. Allenatore Hillman, cosa ci fa lei qui? Ragazzi, cosa credete di fare andandovene in giro così? È troppo pericoloso. Eh? Guardate laggiù. Questo posto pullula di guardie dell'Aius. Ci è mancato poco, gli saremmo andati dritto incontro. Tutte queste guardie possono solo significare che l'Absolute Royal Academy è da qualche parte qui vicino. Questo l'avevo capito, ma ho esplorato tutta l'area e non ho trovato niente. Ho aiutato un ragazzo a fuggire dall'Absolute, ma neanche lui ha saputo dirmi dove si trovasse. Conoscendo Ray Dark, probabilmente progettava tutto questo da parecchio tempo. È persino possibile che stesse facendo piani prima dell'arresto. Se ho ragione, l'unico posto dove potremmo trovare qualche informazione è... alla Royal Academy? Precisamente. Il Detective Smith dovrebbe averla perquisita quando Dark è stato arrestato, ma... conoscendo le Dark, è probabile che sia riuscito comunque a nasconderci qualcosa. Mark, io continuerò a cercare indizi qui. Voglio che cercate informazioni sull'Absolute Royal Academy. Alla Royal Academy. Royal Academy... non ho idea di cosa abbiano fatto gli altri dopo che mi sono trasferito alla Raimon. Forse mi odiano tutti. O forse no. Fermi tutti, questa è la Royal Academy, non potete entrare! Scusa, potresti riferire a quel del club di calcio che Jude Sharp ha bisogno di una cosa? Jude Sharp? Scusate se vi abbiamo fermati, prego, entrate pure. Vi lecco anche le scarpe. Wow, Jude! Magari il mio nome avesse una simile importanza. Andiamo. Nel futuro ce l'avrà, credimi. Ma in un futuro molto futuro. Non è Jude Sharp quello? Gioca con la Raimon 11. Cosa ci fa qui dopo aver abbandonato la Royal Academy in quel modo? Jude! Bloom, Drent, Master! Quanto tempo! Devi essere venuto per via della... Absolute Royal Academy. Vi devo fare delle domande. Non è che Dark ha lasciato degli indizi? Ogni piccola cosa potrebbe essere importante. Sapevo che ce l'avresti chiesto. Lo sapevi? Mi dispiace. Sembra che Dark abbia portato con sé tutte le sue carte quando se n'è andato da qui. Abbiamo sentito delle voci sull'Absolute Royal Academy e abbiamo cercato di investigare, ma... abbiamo perso i contatti con Sefford e King. Stavano indagando a Ehime. Cosa? Perché non me l'avete detto prima? Beh, conoscete Ray Dark. Si era catturati, chissà cosa potrebbe sottoporli. Calmati, Jude, di sicuro volevano solo evitare che ti preoccupassi. Mi dispiace, avremmo dovuto dirtelo subito. No, scusatemi voi se ho perso le staffe. Avrei dovuto essere meno egoista.
Ehi, Sharp, cosa credi di fare qui? Dai, su, non dovresti metterti contro Jude. Io sono entrato nella Royal Academy per merito tuo. Volevo diventare un centrocampista geniale, proprio come te. Ma tu hai abbandonato la Royal Academy quando la tua squadra ha perso. E ho avuto tutta la gloria che volevi con Doraemon. Che ne sai di cosa abbiamo provato noi? Ehi, piantala! Jude non è fatto così. Voi potete perdonarlo, ma io non lo farò. Giusto, perché mai dovremmo perdonarlo? Caleb Stonewall in questa serie mi sta sulle scatole in una maniera... E tu chi diavolo saresti? Ehi, madre termini. Quella divisa? Sei dell'Absolute Royal Academy? Esatto. Sei tipo sveglio, vero Jude? Non mi stupisce che tu fossi pupillo del signor Dark. Per l'appunto, avete davanti a voi il capitano dell'Absolute Royal Academy, Caleb Stonewall. Il capitano dell'Absolute Royal Academy. Ora, permettetemi di mostrarvi qualcosa che potrebbe interessarvi. Ehi ragazzi, venite qui. Joe, David. Eccoli. Non ci si vede da un po', Jude. Che incontro commovente. Ehi Joe, David. Perché siete con l'Absolute Royal Academy? Non siete tornati sotto il comando di Dark, vero? Non dire sciocchezze, non tornerebbero mai con Dark volontariamente. Ehi, ti stringo troppo gli occhialini? Hai sentito quel ragazzo poco fa? Ti odiano tutti. In effetti li capisco, considerato come li abbandonati, poveri ragazzi, poveri, poveri ragazzi. Sta mentendo, non ho abbandonato nessuno di voi. Già, Jude non farebbe mai una cosa simile. Dovreste saperlo meglio di chiunque altro. Tranquillo, Mark. È vero. Non sono stato in grado di aiutare i miei compagni quando avevano bisogno di me. Vi capisco se mi odiate, ma vi prego, non tornate da Rai Dark. Non ricordate, la Royal ha fallito a causa della nostra sete di potere. Avremmo dovuto ricominciare da zero. Volete veramente ripetere lo stesso errore? Smettila di fare il moralista. Volevi solo battere la Zeus per conto tuo. Giusto. Tu cercavi il potere tanto quanto noi. Che ne sai tu di com'è stato? Tu intanto vincevi una partita dietro l'altra con la Raymond Eleven. Tu puoi avere provato l'ebbrezzo della vittoria, ma tutto quello che ha toccato a noi è stato l'amaro sapore della sconfitta. Non dovete parlare così. Jude voleva battere la Zeus anche per voi. Mi dispiace. Jude. Non ci posso credere. Jude Sharp della Royal Academy sta chiedendo scusa. Jude. Perdonatemi. Non ho pensato a voi e mi sono comportato da egoista. Vi chiederò scusa finché volete, ma vi prego di non tornare da Ray Dark. Penoso! Ai. Jude! Che cacchio ridi? State indietro, questa è una questione tra me e loro. Jude, che male alla testa! Giù! Scappa Jude, vieni di qui! Non hai nessuna possibilità se lo affronti adesso! Ci costringerà a usare quella tecnica! Zitto! Perché non spifferare tutti i nostri piani? Non ci si può proprio fidare di nessuno di questi tempi. Ehi, non mettergli le mani addosso. Lasciala andare. Cosa diavolo gli hai fatto? È un lavaggio del cervello? Lavaggio del cervello? Mi offendi. Non ho fatto altro che avverare i loro desideri. Volevano diventare più forti e volevano pareggiare i conti col loro capitano traditore. Mi sono limitato a dare una piccola spinta ai loro sentimenti. Joe, David. Mi dispiace Jude. Non sono riuscito a proteggere la squadra in tua assenza, ma... Forse, in fondo, io volevo che questo accadesse. Sei sempre stato il migliore di noi, il geniale stratega della squadra. Ho sempre fatto del mio meglio per essere come te. Volevo sapere cosa si provava ad avere tutto. Sanford, questi sentimenti hanno continuato a crescere dentro di me. Quando mi hanno detto che il mio desiderio sarebbe stato esaurito, non ho saputo resistere. Anche se significava tornare da Rai Dark. David! Capo! Che c'è? Fai in fretta. Le cose iniziano giusto a farsi interessanti. Allora l'hanno trovata! Che bella notizia! Ma che... Bene, signori. Ora che ci siamo tutti presentati, perché non risolviamo la questione all'Absolute Royal Academy? Ci troverete al molo di Heime. Ti aspettiamo, signor ex capitano! È matto. Forza gente, andiamocene da questo posto. Sì, Caleb.
Sì, padrone, sono tuo fedele schiavo. Aspetta, lasciali stare. Come? Come è potuto succedere? Ehi, Jude! Ti chiedo scusa per come mi sono comportato prima, ma ti prego. Lo so. Vi salverò entrambi. Grazie mille. Jude, è successo qualcosa di terribile. Gli appunti segreti di Quatecnica sono stati rubati. Devono averli presi quelli dell'Absolute. Cosa vuoi dire che... A cosa stai pensando, Jude? Niente, non è niente. Mark, faremmo bene a tornare a Ime. Dobbiamo dire alla dottoressa Hillman che possiamo trovare l'Absolute al molo. Quella tecnica non deve essere usata. È molto pericolosa. Ad ogni modo, questo video termina qui, Cucci. Come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo video scontro con la Absolute Royal Academy. Io come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e anche per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.